La quest per ottenere questa esotica, il primo maleficio, la otterrete dall'armaiolo dopo aver raggiunto il suo livello 5. L'impresa, se la volete fare come si dice nel modo legit, è di quelle toste. Io, per arrivare in tempo per questo video, ho barato spudoratamente. E se non volete sentire spoiler su come fare, saltate in là di qualche minuto. La prima parte della quest, che prevede di fare un bel po' di kill in crogiolo con l'ultima parola, ma con un meccanismo che fa ritornare indietro il punteggio se si muore, può essere gabbata in questo modo. Basta equipaggiare la pistola solo quando avete la super o le pesanti, e tutte le kill che farete con la super o con le pesanti conteranno come se l'aveste fatte con l'ultima parola. In più, equipaggiatela quando sarete a quei 10 secondi prima della fine di una partita che vincerete sicuramente. Anche quello manda su il conteggio. In 4-5 partite dovreste farcela. L'armaiolo vi darà una pistola che è tutto un nome, l'imprecazione. La prima sfida con l'imprecazione è fare 7 kill precise in rapida successione, davvero rapida successione, in PvE però, non nel crogiolo, per fortuna. Io vi consiglio di andare nella missione dove si fa l'assalto al bunker della mente bellica, e lì, sicuramente ricorderete, arrivano 4-5 ondate di schiavi, schiavetti, tutti in fila indiana. Ma la parte davvero difficile arriverebbe adesso. 7 uccisioni precise, anche non in rapida successione, cioè nell'arco dell'intera partita, e si può anche morire, in crogiolo. Se siete cacciatori e non volete proprio barare a manetta, quello che potreste fare è andare in pandemonio scontro, sotto classe del vuoto con il perk buco nero. In questo modo, figuratevi quante volte avrete la super, potrete sparare la freccia, inchiodare gli avversari che saranno anche indeboliti e sarà molto molto più facile fare le kill precise. Se invece volete farla davvero da svergognati come ho fatto io con un mio socio, si va nella playlist classica rissa, lì si può ancora entrare insieme, ok. Uno fa il bersaglio per l'altro e in pochissimo tempo si completa la quest. Diamo un'occhiata ai perk. Per quanto riguarda i mirini, scelgo quello centrale perché mi dà un boost sulla gittata, che sapete essere la caratteristica più importante per una pistola, anche a costo di perdere della stabilità. Sulla colonna successiva, triplo colpo. In quello ancora dopo, secondo me, la scelta è o tra estrazione celere o leggerezza. L'ultimo perk è primo maleficio. Con la prima kill precisa di un certo caricatore, come premio otteniamo il ripristino dell'intero caricatore, che gode di un bonus alla gittata e alla stabilità fino alla prossima ricarica. Infine, sulla sinistra, dall'altra parte, mi sono dimenticato, sopra il simbolo dell'infusione, abbiamo Occhio Sanguigno, che garantisce un bonus di gittata, stabilità e velocità di movimento, sapete quanto è importante per schivare, mentre si usa il mirino. E in alcune partite l'ho abbinato con questo Tesan FR4, ottimo, telemetro, guardate un po' l'impatto e la stabilità. E non dimentichiamoci anche di cambio incalzante. Primo maleficio non ha una gran fama. Tanto occhio che sto per attivare il perk maleficio, prima kill precisa con questo caricatore, che è ritornato ad 8. E la distanza non era male, eh? Infatti secondo me la gittata è uno dei punti di forza di questa pistola. Per la quale tanti chiedono dei buff, dei miglioramenti, ma io un po' controcorrente non sono sicuro che sia così malvagia. Penso invece che premi proprio i giocatori più abili. E se insisterete, penso che come sottoscritto avrete la sensazione di un continuo miglioramento. Vi insegnerà ad essere molto disciplinati. Colpire e mettersi al riparo. Colpire e rimettersi al riparo. Tenere un ritmo regolare. Pam! Pam, pam, senza fretta. Personalmente non la considero un'arma d'assalto, ma da controllo della situazione. La ricarica è parecchio lenta, per cui se potete indossate dei guanti che migliorano quella dei cannoni portatili, appunto. L'impatto è uno dei suoi punti di forza, e qui si vede tutto. 64 al corpo, 95 in testa. E guardate come tutto sommato non se la cavi neanche male quando
si è pressati anche da più di un avversario. Non è finita. Tolgo un'altra soddisfazione. Colpisci, metti il faro, colpisci. Olè. In questa partita che chiude la parte sul primo maleficio, tutte le kill sono state fatte praticamente, eccetto quelle con le pesanti, proprio con la pistola. Zona B, sicura. Verso il comando. Arc, questo fianco non l'avevo proprio visto. Sparare, mettersi al riparo. La portata è davvero notevole di questa pistola. Zona C, persa. Bene. Sento che avrebbe ancora parecchio da dare. Adesso io non ho il tempo da vederci dedicare come piacerebbe, ma davvero è stata una piacevole sorpresa. Secondo me vale la pena impegnarsi nella quest, al limite barando come ho fatto io, se proprio, perché esplorerete uno stile di gioco ancora nuovo. C'è soltanto un'altra arma che porta a fare questo tipo di gioco, che è la Judith, ma l'armaiolo non me ne è ancora fatta trovare una con dei perk decenti. Più rischiato grosso per aspettare i compagni, ma poi sono stato premiato. Sono sulle altre pesanti, tento il colpaccio. Fatto fuori anche l'invisibile, eh? Dai! Straordinario. Grande! Qui mi sento ben colpa perché sto trattenendolo super proprio per fare le kill tutte con la pistola e probabilmente ho fatto perdere la squadra. Un po' sofferta questa, eh. La malattante. Ciao. Con calma. Siamo alle battute quasi finali. Ho fatto anche un bel numero di assist. Abbiamo perso 18 kill, ma davvero una gran parte con la pistola, e addirittura 10 assist. A me convince. Dovete solo insistere e non farvi scoraggiare dalle prime partite. E passiamo all'asso di spade, esclusiva per il cacciatore, facendo la quest a livello 3 con l'armaiolo. Tanto per gradire, terzo occhio, poi tra i mirini il True Sight, che non è davvero male. Anche libellula, ma per il PvE, non per il PvP. Io questi tre invece, proiettile a calibro elevato, equilibrio perfetto, e quello che poi ho ottenuto canna rinforzata, li proverei davvero tutti e tre per trovare quello che meglio si abbina al vostro stile di gioco. Il perk nominale è dissidente: quando farete una kill precisa, un proiettile, uno solo, verrà preso dalla riserva e rimesso nel caricatore. Ma udite udite, in questo e nel prossimo video mi vedrete anche usare ogni tanto il fucile da cecchino. E poiché non ce la farò quasi sicuramente a fare una parte anche su questo tipo d'arma, vedo dare qualche dritta qui, sempre presa dai guru su Reddit, Planet Destiny, eccetera. Dopo i recenti nerf, la gittata conta parecchio, affiancata dalla mira assistita. Ma partiamo dai mirini. Se vogliamo che l'arma non sia soltanto un qualcosa da lunga distanza, ma anche almeno da media, qualche volta un quick shot può capitare a tutti doverlo fare per salvare la pelle, allora il mirino deve essere di quelli a corto raggio e, come si diceva, con mira assistita potenziata. Emergono allora il lungo sguardo SLR10, probabilmente il migliore, il corto sguardo e al limite un po' sotto il falco selvaggio. Personalmente su fucili come le Irene ho trovato buono anche il Faucon. Riguardo ai perk migliori possiamo citare il cambio incalzante, che rende molto più facile fare un headshot proprio per il boost di precisione quando si equipaggia l'arma. E poi risolutezza: potrete mantenere una buona mira mentre vi sparano addosso. Estrazione rapida vi permetterà di essere pronti al volo. Perk che va a braccetto ovviamente con istantanea, per prendere la mira molto più velocemente. Tutto sommato facile da innescare anche il perk che vi dà un bonus di precisione quando vi inginocchiate. Infine naturalmente mano celata. Alla luce di questo elenco, il sintesi arco lungo che ho qui non è che sia un mostro. Sì, ho il lungo sguardo come mirino, l'oppressione che comunque aiuta un pochino quando si è nei guai, migliore infatti la gittata,
Poi sulla penultima colonna ho la ricarica rapida. Calcio fatta a mano, tengo questo che mi aumenta la stabilità anche se mi riduce un pochino la gittata. E l'ultimo è telaio ben oliato, niente. Per fortuna almeno mano celata. Sulla carta un roll tutt'altro che stellare. Ma torniamo all'azione. Nel primo scontro sembra che spari male, forse un po' sì, ma vi assicuro che il giocatore che ho di fronte è molto mobile. Me l'ha confermato anche in altre occasioni. Uè, beh dai, sarà un colpo fortunato. O forse no. Utilissimo il mirino a corto raggio per seguire l'avversario. Allora, tre colpi non sono più un caso. E rieccolo il Master Chief Pain, un po' meno mobile, ma sempre rugnoso. Comincio a capire perché l'arco lungo sia così desiderato come sniper. Pur con dei roll, evidentemente le sue statistiche di base sono ottime. Con istantanea deve essere una bestia con i quick shot, davvero. Ma torniamo sul pezzo, al nostro asso di spade. La stabilità di base è bassa, ma non è mai un grosso problema con le pistole. Anche la capienza del caricatore e la velocità di ricarica non sono problemi. Riguardo la gettata, direi che ci siamo proprio. Ma come mio giudizio di sintesi di impressione personale è che sì, sembra effettivamente mentre la utilizzi un'arma potente. Però, statistiche alla mano, guardando le partite che ho fatto, buone partite, ma non grandi partite come magari sono riuscito a fare con l'ultima parola, per dire. Insomma, in sintesi, forse è un'arma che eccelle, pensate a livello nel PvE, abbastanza buona e divertente da usare anche in PvP, ma forse è meglio sostituirla, tentare di sostituirla, perché non è ovviamente un drop sicuro, con la sua controparte leggendaria, che è l'immagine ricorrente, che ha praticamente le stesse statistiche di base. Però, visto che per ottenerla dovete fare una quest neanche tanto difficile, non dovete svenarvi con un farming o buttare dei marchi, provatela. Penso che alla fine considererete ben speso quel tempo. A risentirci al prossimo video dove entrano in gioco il falco lunare e l'ultima parola.